Chiama palla De Frey, trova spazio però Skriniar. Attira l'attenzione su di sé Çalhanoğlu per Di Marco. Sguardo in mezzo, può disegnare il traversone che è ampio profondo per il colpo di testa piazzato Lukaku! Dopo nemmeno 90 secondi! Eccolo qui! Romelu Lukaku che riapre la contabilità in Italia! 1-0 Inter! È arrivato Blend Di Francesco. Alza il pallone per Sisse che trova il modo di restituire a Di Francesco. Attacca il Lecce. Di Francesco dentro per Sisse che gira di prima intenzione, pareggia! Ha pareggiato il Lecce, ha pareggiato Sisse! 1-1, esplode Via del Mare. E Barella a battere. Sassata in mezzo, deviazione di testa, la vince l'Inter! La vince l'Inter sull'ultima goccia di sudore! È sbucato Dumfries! 2-1 per la squadra di Simone Inzaghi. Finisce qui. Lukaku, sponda di testa, Lautaro! Affinità elettive a San Siro. Lukaku trova Lautaro. 1-0 Inter. Cerca la sponda, aveva visto Skriniar, se la va a riprendere lui. Parte Lukaku, mezza a 4. Lukaku per Skriniar, tacco di ritorno. Poi palla per Çalhanoğlu. Infila lui, colpo del 2-0 al 52. Accanto Çalhanoğlu. Aveva sfiorato più volte gol del 2-0 l'Inter nel finale di primo tempo. Lo trova in apertura di secondo con accanto Çalhanoğlu. Gagliardini. Lungo da Edin Dzeko, Dzeko controlla con il petto, tutto solo, Dzeko prova a saltare Drongoski, non ce la fa, offre dentro l'area di rigore, a Correa se la sposta! Joaquín Correa, la coppia di attaccanti che è entrata dalla panchina, segna il 3-0, assist di Dzeko, firma di Correa. Sempre Milinkovic all'impostazione. Dentro a cercare Felipe Anderson per l'1-0 Lazio. 1-0 Lazio sull'asse Milinkovic, Felipe Anderson. Azione perfetta, colpevole qui e come la ripresa dell'Inter. Va Di Marco col mancino dentro, il colpo di testa allontanare, ma il pallone è ancora in mezzo. Altro pallone in mezzo, poi Lukaku e Lautaro, alla fine palla in rete. E gode il pareggio dell'Inter con Lautaro che va a esultare sotto la curva. 1-1 il pareggio dell'Inter, si sono trovati a un centimetro l'uno dall'altro i due attaccanti nerazzurri. Difesa della Lazio che ha sbagliato soprattutto nel non riuscire a toglierla subito dall'area di rigore. Usai. La giocata verso Milinkovic-Savic. Tocco dentro, arriva Pedro. Pedro riapre per Luis Alberto, che fa un gol pazzesco. È Luis Alberto che può provare a coordinarsi. Luis Alberto col tocco verticale, palla che arriva a Pedro. Pedro, Pedro! Palla verso Barella, attacca con 5 uomini l'Inter. Ci sono appunto Barella, Di Marco, Dzeko, Correa e Çalhanoğlu. Dzeko! Salvataggio Correa! Per l'1-0 Inter, Correa, il vantaggio nerazzurro, conclusione di Dzeko, riflesso di Radu, così così. Occhio all'avanzata di Dumfries, davanti c'è Dzeko, Correa a sostegno, dall'altra parte Çalhanoğlu, Correa, Correa, apre, Çalhanoğlu, palla sul destro, ancora Çalhanoğlu, una sorta di surplus, Barella! 2-0 Inter, un gol bellissimo di Barella! L'esitazione, la transizione, la perfezione dell'asse di Çalhanoğlu, il resto Barella. E può ripartire l'Inter con Barella dall'altra parte, pallone perfetto per Lautaro, 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 Lautaro! 3-0 Inter, 75esimo, contropiede perfetto sull'asse Barella-Lautaro.
è una sorta di history repeating, perché ancora una volta l'Inter in ripartenza è spietata. Okereke! Non ha avuto paura Okereke. Palla dentro verso Brozovic, 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 Brozovic! Per l'1-0 Inter, Brozovic, nella voragine difensiva che si è aperta in casa Milan, Brozovic non sbaglia, di giustezza, trova il terzo gol in Serie A nel derby e fa 1-0 Inter. Bastoni, Çalhanoğlu. Palla a metà strada, diventa buona per Tonali, c'è largo Leao, eccolo servito, Leao per il pareggio del Milan, 1-1, il pareggio di Leao, l'assist di Tonali, il passaggio orizzontale, veramente sbagliato anche concettualmente da parte dell'Inter, e il pareggio rossonero. Ancora Leao, cross in mezzo, Giroud, Giroud, Giroud! Per il 2-1 Milan, Giroud con il mancino da biliardo in buca d'angolo, non arriva Handanovic e il Milan è avanti. Palla verticale, Giroud con la sponda, Leao, 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 Leao! 3-1 Milan, Leao, slalom speciale, freddezza sotto porta, doppietta personale, Milan avanti 3-1. Darmian, uno contro uno possibile con Calabria, il tocco per Mkhitaryan, ne vuole il dai vai, ancora Darmian, la mette in mezzo, palo, gol, Dzeko, Dzeko, la riapre Dzeko, 66 minuti, subito Dzeko, palo interno e gol del 3-2. Bellanova. Voleva qualcuno vicino, viene invitato a crossare con Gosens che non trova lo stacco. Bastoni limitato ma non fermato da Vlasic. Barella prova morbido per Brozovic. All'89 minuto l'inserimento vincente è quello di Marcelo Brozovic, che con un tocco morbido ma pesantissimo manda in delirio San Siro e porta avanti l'Inter. Parte Barella, la incastra sotto l'incrocio, Nicolò Barella, grandissimo gol, 1-0, battuta perfettamente, non ci può arrivare Silvestri, secondo gol del suo campionato. Va Pereira, palla morbida, la palla passa, probabilmente autogol dell'Inter, ha pareggiato l'Udinese 1-1. Deulofeu, palla uscire, Bio! La mette nell'angolino, il primo gol in Serie A di quello che ha vinto più duelli aerei nel nostro campionato prima di questa giornata. 2-1 per l'Udinese. 4 contro 4. Dall'altro lato Arslan, Deulofeu da Samardžić. Samardžić prova la finta con la sua solita suolata. Deulofeu, cross morbido, secondo palo. Arslan per chiuderla! Arslan! Barella. Tocco di ritorno per Barella che prova ad andare, vuole seminare Matic, trova Di Marco per l'1-0 Inter, sfiora soltanto Rui Patricio, Di Marco si trova al posto giusto e dopo quello con la nazionale si ripete e fa 1-0 Inter. Il recupero di Spinazzola che ruba il tempo a Barella, possibilità per Roma che attacca adesso con sei uomini, occhio a Spinazzola, palla morbida, secondo palo per un super gol di Dybala, 1-1, Dybala Mask. Battuta dentro di Pellegrini, colpo di testa, Smalling per il 2-1 Roma. Çalhanoğlu prova ad alzare il pallone, Dumfries lo prolunga, Dzeko lo accompagna e porta avanti l'Inter. Al 44esimo minuto arriva il gol numero 100 in Serie A per Edin Dzeko. Cross di Rogerio, a rimorchio Frattesi, pareggia la partita per il Sassuolo al 60esimo, il puntuale, solito e atteso inserimento di Davide Frattesi.
ci riprova l'Inter. Mkhitaryan, Dzeko, doppietta di Edin Dzeko, stavolta non può nulla Consigli, due gol del numero 9 dell'Inter. Dumfries, Çalhanoğlu, suola e Dumfries, si muove Barella, azione avvolgente dell'Inter, Lautaro! Lautaro Martinez torna a segnare dopo 5 partite di campionato, il Toro si riprende l'arena, 1-0. Fa una grande giocata, la capacità di stoppare la palla sul posto e sapere che vuol calciare di collo esterno già sul palo lontano. Probabilmente Sepe non la vede partire, la palla gli rimbalza davanti e quando rimbalza davanti al portiere è sempre una palla fastidiosa, ma che giocata di Lautaro Martino. Con personalità la Serie Andrea prova a invadere la metà campo dell'Inter, che però ruba palla a Çalhanoğlu, duro su quel contrasto, poi magia di Mkhitaryan. Appoggia Lautaro per Çalhanoğlu, da fermo innesca Barella, grande stop, in area di rigore, Barella, controllo, Barella! Inter spettacolo al San Siro, azione da PlayStation e Barella accende il motore nerazzurro, 2-0. C'è un mondo dentro questa azione dell'Inter, c'è l'interdizione di Çalhanoğlu, c'è il colpo di tacco di Mkhitaryan, c'è la verticalizzazione sempre di Çalhanoğlu e il famoso inserimento di Barella, quello che anche al Camp Nou contro il Barcellona ha dato i suoi frutti. Fa velo Lautaro, alle spalle Correa, prova il pallone di ritorno, Lautaro vince, rimpallo, poi imbuca dentro, Barella, tutto buono, Barella! Terzo gol consecutivo tra campionato e Champions di Nicolò Barella, 1:34, l'ho sbloccata all'Inter. Palla persa, 2-2, Lautaro Correa, movimento di Correa, Lautaro da solo, contro Martinez, quarta, lo sfida, lo salta, Lautaro! Dribbling e gol, un'altra meraviglia di Lautaro Martinez, 1-2 Inter in 15 minuti. Biraghi, cross di prima di Biraghi, Bonaventura arriva con il piedone e la mette fuori. Con Mariani, va a vederlo. Calcio di rigore per la Fiorentina. Cabral con il destro a spiazzare Onana, partita riaperta. Cambio di gioco, su Ikone che è una freccia, c'è un uno contro uno possibile con Acerbi che certo non è al suo passo. Ikone punta, Ikone aspetta, Ikone la piazza! Palla dentro magica per Lautaro, uscita di Terracciano, calcio di rigore. Ma fuori gioco, prima fuori gioco. Si sta controllando ovviamente la posizione di partenza di Lautaro. Ciram Rabat col piede destro che teneva in gioco Lautaro. Lautaro si prende sulle spalle l'Inter, doppietta del Toro, 3-2. Terzic lungo sul secondo palo, Milenkovic sponda, gira Jovic, gira Jovic. Dzeko arriva sul pallone, ultima palla alla barriera per l'Inter, scappa via Barella dall'altra parte, c'è Mkhitaryan, Mkhitaryan sul rimpallo, Mkhitaryan al 95, il primo gol con la maglia dell'Inter arriva così, sul rimpallo 4-3, incredibile, finale di partita al Franchi. Corner di Çalhanoğlu, il colpo di testa di De Frey che porta avanti l'Inter allo scoccare del 20° minuto, arriva la testata vincente e il primo gol in campionato di Stefan De Frey, 1-0 a San Siro. E stavolta arriva la palla per Barella, ha funzionato lo schema che Barella cercava dal primo minuto, al 44°, è lui che fa 2-0 per l'Inter. Due gesti tecnici meravigliosi, lancio perfetto e il primo controllo di Barella che fa sempre la differenza. Juricic cerca il cross, la testa è quella di Acerbi. Correa ha individuato un corridoio per accelerare, non lo può fermare fallosamente Verre che ha ammonito, contropiede dell'Inter con la Sampdoria completamente sbilanciata, Correa va per il tiro, 3-0, gol dell'ex ancora contro la Samp come all'ultima di campionato della scorsa stagione, entra e segna il Tucu Correa. È un altro gol meraviglioso per come se l'è andato a prendere e a cercare Correa. Alla profonda a cercare il movimento da parte di Barella, Barella si coordina, Dumfries,
occasione clamorosa per l'Inter. Quadraro che allontana, Miretti che sfiora, prova e riesce ad andarsene eludendo l'intervento di Barella. Qui Kostic, c'è Rabiot che si butta dentro, tre giocatori della Juve dall'altra parte, ancora il 17 che prova ad andare, Rabiot per il vantaggio, palla dentro verso Brozovic, intervento strepitoso di Bremer che salva la Juve, Di Maria dall'altra parte, la giocata verso Kostic che prova ad andare, Bellanova su di lui, ancora Kostic, riapre verso il 44, deviazione, 2-0 Juve. Ursulini lì con Giannis, Lucumi, poi Orsolini al volo, una deviazione, Onana è spiazzato e va avanti il Bologna. Mkhitaryan prova a chiudere il triangolo, Dzeko prolunga, arriva Dumfries, arriva anche lì con Giannis in scivolata, la palla si alza per Dzeko che la gira, super super gol di Edin Dzeko. Fischiato Colombo, parte Di Marco, basso, forte e vincente, Federico Di Marco completa la rimonta dell'Inter, 2-1. Chiama lo schema Çalhanoğlu, la battuta forte, tesa del turco, prolunga Lautaro, 3-1 per l'Inter che torna a colpire su calcio d'angolo. Barella, è arrivato addirittura Di Marco che sterza splendidamente con la sinistro e poi la manda sull'angolo lontano, super gol di Federico Di Marco. Di Marco aspetta il momento giusto per crossare, Dzeko ci ha messo il sinistro, chiede anche l'intervento con un braccio da parte di Joaquín Sosa. Colombo la va a rivedere, la posizione proprio delle mani, delle braccia del numero 4 del Bologna è piuttosto innaturale, la rivista molto velocemente Colombo e assegna il calcio di rigore. Fischia Colombo, parte Çalhanoğlu contro Skorupski, lo spiazza Hakan Çalhanoğlu, si è alzato Bellanova, riceve, sponda anche lui di prima intenzione, Brozovic può salire, manda Dzeko, palla perfetta, Dzeko supera Skorupski, non arriva su Moro, arriva Gossens a rimorchio, sono 6 i gol dell'Inter, la firma anche di Robin Gossens. Lookman, Duvan Zapata, contatto con De Vrij, rigore per l'Atalanta, calcio di rigore per l'Atalanta, ha indicato subito il dischetto Kiffi. Duvan Zapata ha anticipato nettamente De Vrij, De Vrij in ritardo con la coscia sinistra è andato a impattare sulla coscia destra, calcio di rigore corretta. Scelto da Lookman. Çalhanoğlu sul movimento di Dzeko che pareggia, la zampata di Edin Dzeko, 1-1 e palla al centro. Ottima la palla di Çalhanoğlu, ma l'intuizione di Lautaro è eccezionale, perché sa che da lì non può prendere la porta, non può far male, allora la va a spizzare. Di Marco su Mele, Lautaro spezza una linea di pressione dell'Atalanta, Barella prova di vellere la terza linea della Dea con Di Marco che va al cross, Dzeko che prova a spingerla, Musto la toglie all'ultimo ma ha vibrato l'orologio al polso di Kiffi, doppietta di Dzeko e l'Inter ha ribaltato tutto. Ci riprova Çalhanoğlu, stesso esito e palla in porta, 3-1 Lautaro Martinez. No, poi c'è il tocco finale, no? Sembra Palomino. È Palomino autogol. Di nuovo la bandierina con Meners. Stavolta sul primo allunga Pasalic, Onana non la toglie e rientra in partita. Poi cambia tutto su Mkhitaryan. Gran palla a cercare Di Marco. Vanno dentro Dzeko e Lukaku. Di Marco pensa al cross, l'effetto a Dzeko! Per l'1-0 Inter! Dzeko! Di testa, il cross perfetto, la scelta di tempo sublime di Edin Dzeko che porta avanti l'Inter. Beh, tre gesti tecnici pregevoli, il cambio gioco di Mkhitaryan forse il primo, il cross straordinario da parte di Di Marco e lì la inzuccata di Dzeko. Mkhitaryan, Barella accompagna anche Bastoni,
attacca con quasi tutti gli uomini l'Inter, entra dentro l'area, arriva il cross sul secondo, Darmian toglie davanti a Carlos Augusto e mette in porta l'1-0 dell'Inter dopo 10 minuti. Grande cross di Bastoni, perde totalmente il riferimento a Carlos Augusto e Darmian tra l'altro è bravo anche a impattarlo. Pessina, punto giù Birindelli, intanto si gioca, Pessina dentro, gran corridoio, Ciurria, stop, Ciurria apre il sinistro, è durato un minuto il vantaggio dell'Inter, 1-1, primo gol della sua carriera in Serie A. Ciurria è bravissimo a fare una cosa. Tanto gioca il Monza, rischia Lautaro, la recuperata su Pablo Marì, eccolo il campione del mondo, ecco Lautaro Martinez, 2-1 per l'Inter. La furbizia di questo giocatore, la capacità, la cattiveria, perché è un giocatore cattivo sotto porta anche quando va a pressare gli avversari ed è bravo. Da Pablo Marì era arrivato anche Caldirola, Ciurria, lo sguardo in aria, palla sul secondo palo, Caldirola, Caldirola, Caldirola! Trova spazio Mkhitaryan, un corridoio ampio, cavalcato fino all'ultimo con Di Marco che ripulisce fuori per Gagliardini. Lautaro, Lautaro dalla sua posizione! E dopo nemmeno tre minuti l'Inter la sblocca di già con il solito colpo di Lautaro Martinez. 1-0. Grande precisione da parte di Lautaro, ma tutto nasce da un 1-2 di Mkhitaryan che da palla è continuo sullo spazio che trova davanti e va all'interno dell'area di rigore. Non benissimo in questa occasione l'Hellas che non riesce a liberare in maniera precisa l'area di rigore, tanto da lasciare lì la palla dove un giocatore forte e molto tecnico come Lautaro ne approfitta subito. Ferma Baldanzi per ricevere, eccolo tra le linee, fresco, punta, Bairami taglia da questa parte, servito, accompagna Baldanzi che prova a stare fuori dall'area, servito adesso, Baldanzi, controllo e tiro! Segna anche a San Siro, in classe 2003! Okereke prova a piazzare il tiro a giro, segna un gol pazzesco, Okereke al primo tiro in porta della partita, va avanti la Cremonese con un super golasso di David Okereke. Sempre stessa soluzione. Dzeko si coordina per la volée, Karnesek ci ha messo le mani, Lautaro Martinez pareggia la partita al 21esimo minuto, rapace, letale, Lautaro Martinez, sono 10 in campionato per lui ed è 1-1 allo Zini. Di Marco minaccia il cross, esita, poi lo rilascia l'anticipo di Vasquez su Lautaro Martinez, Çalhanoğlu apre, Dzeko ragiona. Trova la palla dentro per Lautaro che gira di destro, doppietta di Lautaro Martinez, l'ha ribaltata lui, l'ha ribaltata l'Inter, 2-1, ancora Lautaro. Lautaro per l'1-0 Inter, ha colpito lui, minuto 34, colpo di testa vincente, piccola deviazione, nulla da fare per Tatarugianu. Settimo gol in carriera nel derby per Lautaro Martinez e l'Inter è avanti. Di nuovo da Çalhanoğlu, può essere zona tiro, finta, finta, Çalhanoğlu! Di Marco, verticale verso Mkhitaryan, lo rincorre Winks, Mkhitaryan sterza, arriva Çalhanoğlu, studia lo scenario, scambio con Dzeko, Çalhanoğlu! Qui palla diretta su Lukaku, Lukaku sponda per Dzeko, palla che rimane lì, Dumfries giù, intervento sul pallone secondo Dionisi che ha indicato il pallone. La review, calcio di rigore per l'Inter. Parte Lukaku, Silvestri che la prende, si rimane 0-0. No, bisogna ribatterlo questo rigore, bisogna ribatterlo, altra chance per Lukaku. Lukaku, sempre in quell'angolo, la seconda è quella buona, torna a segnare dopo oltre 6 mesi in campionato, 1-0 Inter. Lukaku, si protegge su Masina, prova ad aprire, Izibue... Anticipa Mkhitaryan, Pereira allora,
Ripartenza per l'Udinese. Pereira arriva da questa parte, Lovric tutto solo. Lovric! La piazza in porta, pareggiato l'Udinese a 40. Sono in quattro quelli dell'Udinese che arrivano, scopertissima l'Inter, gestisce Success, c'è l'Argobeto, Success con il dribbling, tutto solo, calcia malissimo addosso a Dumfries, cosa stiamo vedendo da una parte e dall'altra al 73 di questa partita. Çalhanoğlu riesce in qualche modo ad andare via Pereira, ancora Çalhanoğlu, largo Di Marco. Çalhanoğlu la porta finché può, adesso Di Marco, palla fuori, Mkhitaryan, la piazza Mkhitaryan, 2-1 Inter, Erik Mkhitaryan. Qui vince il duello con Biola, ancora tu per tu con Silvestri e stavolta non sbaglia, Lautaro Martinez chiude la partita sotto la sua curva. Non trovato Barella, Scouten, e c'è spazio anche per Orsolini, gran controllo di Orsolini! Orsolini manda avanti il Bologna a 15 del 90esimo! E si apre Lecce, corre, cavalca Robin Gosens, arriva fino in fondo, mette a rimorchio, Barella, sinistro, destro, ancora sul sinistro, poi l'appoggio e la palla è dentro, ha segnato Mkhitaryan, ha segnato l'Inter, l'errore del Lecce e l'Inter invade la metà campo e poi l'area giallorossa facendo gol con Mkhitaryan, 1-0. Non è facile mettere questa palla perché lui quasi a occhi chiusi sente la porta e Mkhitaryan appoggia questa punizione in movimento. Barella, fraseggia corto, stretto l'Inter, palla imbucata, Dumfries va a rimorchio da Lautaro Martinez, eccolo il toro, si è visto pochissimo per 52 minuti, dopo pochi secondi dal 53esimo in poi, segna il gol del 2-0 dell'Inter che costruisce alla grande, stavolta con Dumfries che riferisce all'indietro, il toro Martinez da leader totale, non sbaglia da lì, 2-0 per l'Inter. Lautaro e Drongoski si allunga, lo prende Drongoski a calciare lungo, solito uno contro uno a Acerbi, Nzola, palla che passa, Nzola che è trattenuto, resiste, poi rimbalzo non lo favorisce, ancora Nzola, cerca appoggi, c'è Maldini, Daniel Bastoni la mette lui verso Dumfries che anticipa, poi va giù. Rigore. Ed è calcio di rigore per l'Inter, il secondo se l'è guadagnato Dumfries andando in anticipo su questo pallone. Lukaku, sinistro perfetto di Romelu Lukaku, 1-1. Maldini su Brozovic, si rimane lì, Amian ha spazio per mettere questo pallone, Kovalenko con il petto travolto, poi Zola sul palo, calcio rigore, di rigore. Rigore, calcio di rigore per lo Spezia. Fischia Marinelli, Zola, ancora lui! Si fa vedere Locatelli, la giocata è più ambiziosa, verticale, Rabiot col petto, poi cerca il velo, ancora servire Vlahovic, tocco di ritorno, Rabiot difende il pallone, si propone anche Kostic, palla per lui, si coordina, va col mancino e fa 1-0 Juve, passa la Juve! Gossens lungo linea, una parvenza di spazio per il Tucu Correa, è arrivato anche Bastoni che prova ad andare in mezzo, Lukaku manca il pallone dell'1-0 a porta vuota da un metro. Piraghi a rientrare con il sinistro, Cabral prolunga le mani di Onana, appoggia in rete, Bonaventura! Barella, Aslani di prima per Lukaku, prova a pizzicare l'indirizzo di Correa, arriva dall'altra parte Gosens e porta avanti l'Inter! Candreva, da ampiezza. Aspetta il momento, va per il cross, molto sotto Onana, diventa il gol dell'1-1! Sinistro che gira, uscire Caldirola da solo, la chiude in porta e porta in vantaggio il Monza al 77esimo a San Siro. Çalhanoğlu,
Gosens con Acerbi che sta largo. Çalhanoğlu, scambio con Lukaku, Brozovic, Lukaku, eccolo il gol su azione che mancava dalla prima giornata di campionato. Incrocia Lukaku, palla vicina al palo, è 1-0 Inter. Lukaku chiama fuori Ismaili, lo punta, va Lukaku sul mancino, spacca tutto, Lukaku butta giù la porta, boom boom, doppietta. Lukaku parte con Lautaro Martinez, saltato Ismaili, Lautaro per chiudere la partita, 0-3 da Lukaku a Lautaro Martinez. Riecco anche la Lula e riecco anche l'intesa e la felicità di due giocatori che hanno fatto, ovviamente, che hanno scritto pagine importanti in questi Inter. Qui palla rubata con Immobile che poi la lascia Felipe Anderson, e al limite sponda Luis Alberto, restituisce tutto solo Felipe Anderson su una palla rubata. Çalhanoğlu recupera aiutato da Gosens, Lukaku pianta i piedi, resiste, imbuca dentro Lautaro, controllo e tiro! Lautaro Martinez pareggia la partita per l'Inter, 1-1 a segno il Toro. Ecco, con la forza, con la voglia, con la giocata e l'intuizione, Lukaku per esatto. Lautaro. Lukaku ce l'ha sul sinistro, vuole l'assist, Gosens! Altro assist di Lukaku, trasforma Robin Gosens, 2-1 Inter. Vecino rischia, la perde Lautaro tutto solo per la doppietta, Lautaro cerca lo scavetto, se la ritrova Lautaro Martinez, partita chiusa, 3-1 Inter, doppietta del Toro. Già battuto stavolta Di Marco per il cross, palla tagliata, primo palo deviata che entra in porta, autogol da parte di Gajić, la sblocca l'Inter con il cross di Di Marco. Mkhitaryan, un po' corta per Brozovic che arriva comunque, Çalhanoğlu può pensare al destro che scende, stupefacente il destro di Çalhanoğlu che la incastra sotto l'incrocio, 2-0 per l'Inter. Tamese, altro recupero di Mkhitaryan, Lautaro può mandare Dzeko, servito Dzeko, stop e sinistro di Edin Dzeko che torna al gol dopo 104 giorni, due schiaffi tremendi in 60 secondi dell'Inter per mordere la partita, 3-0. Ceccherini, Abigana, palla sbagliata, recuperata da Brozovic in area, tutto solo Lautaro Martinez, Lautaro Martinez, morbido, morbido, morbido per il 4-0 dell'Inter. Acerbi che ha campo per andare, Mkhitaryan accompagna a sinistra, si apre Dzeko, sta arrivando Lautaro sul palo lungo, la palla è per Dzeko, è arrivato Dumfries, Dzeko, la doppietta di Edin Dzeko per la manita dell'Inter, 5-0. È un Inter spettacolare, è un Inter che si diverte. 30 secondi alla fine, forse l'ultima palla, cross sul secondo palo, Bellanova, poi prova ad arrivare Lautaro, ancora Lautaro Martinez che prova a calciare da terra, Lautaro Martinez, doppietta anche per lui, 6-0 per l'Inter. Palla verticale verso Dumfries, pescato benissimo da Brozovic, Dumfries, palla profonda, secondo palo, 1-0 Inter con Di Marco e con il tentativo disperato di Cristante che ha provato a salvare la porta giallorossa, l'ha messa dentro lui. L'impostazione da parte del 2-0 Inter, 2-0 Inter, spietato sotto porta Lukaku, fin troppo facile per lui. D'Ambrosio, palla diretta per Lukaku, Lukaku si gira, sinistro! Romelu Lukaku sblocca per l'Inter con un gol imperiale, 1-0.
difensore, si gira e poi di potenza la piazza. Nulla da fare per Consigli, questo è un gol strepitoso di Lukaku. Bellanova rimasto ultimo uomo su questa situazione, va Bellanova, carica anche per andare in porta, la deviazione e il 2-0 dell'Inter sul tiro di Bellanova. 3-0 Inter. Berardi prova lui a giocare col sinistro, palla che passa e c'è il gol di Matheus Henrique, tutto buono, 3-1. Torsvet, Bairami, lascia Rogerio, il cross di Rogerio, Frattesi, e stavolta l'inserimento è perfetto ed è perfetto anche il colpo di testa, torna definitivamente in partita il Sassuolo, 3-2. Grande uscita dell'Inter con Brozovic e Gagliardini che corre con lui, palla profonda su Lukaku, ce l'ha sul suo piede forte, Lukaku, doppietta di Romelu Lukaku, partita chiusa, poker Inter, 4-2. Zielinski, Elmas, prova ancora, sempre Zielinski, dentro, Anghissa! Verso Di Marco, può provare verso Lautaro, occhio all'uno contro uno, Lautaro, la deviazione da parte di Rachmani, arriva ancora, altro cross in mezzo, Lukaku! Trova la deviazione vincente, trova il tocco vincente, Lukaku a 9 dalla fine e fa 1-1 Inter. Anghissa, 5 e mezzo più recupero, Anghissa. 2-1 Napoli di Lorenzo, va la giocata profonda con il destro a cercare una sponda, Cervi è rimasto alto, viene anticipato di testa, proteste nell'azzurro, volevano il fallo, ancora Di Marco insiste, poi Aslani perde il duello e allora 2-1 con Gaetano e Simeone, palla ancora verso il 18 che manovra, riapre verso il compagno che può andare con il destro e va in rete per il 3. Lukaku stavolta riceve prima di Jim City, primo dialogo con Lautaro Martinez, Lukaku a mezzo campo davanti, ora solo Sportiello, lo punta, lo salta col destro, fa 1-0, Lukaku 39 secondi, la Lula accende subito San Siro, Romelu Lukaku porta avanti l'Inter al primo minuto. Ancora Lukaku con la palla addosso, riciclata per Lautaro che stavolta apre memoria dall'altra parte. Palla spettacolare di Lautaro per Di Marco che prova il tiro. I pugni di Sportiello, Lautaro aggancia, non trova una strada ancora. Di Marco ancora, Sportiello a rimorchio, Barella 2-0. Spettacolo Inter a San Siro, 2 gol in 3 minuti. Cobb Mainers, basso verso Jim City, tenuto da Bastoni. C'è Scalvini che di nuca prova la sponda, un paio di rimpalli su Acerbi, poi Højlund non tira, Pasalic! La riapre Mario Pasalic con il destro dal cuore dell'area di rigore, 1-2, la firma di Pasalic, 5 in campionato nel giorno della sua 200esima con questa maglia. Gran palla filtrata di Lukaku con Brozovic che va davanti a Sportiello, la offre a Lautaro. 3-1 per l'Inter, una giocata illuminante di Lukaku, l'arrivo e l'altruismo di Brozovic, il gol di Lautaro Martinez, Inzaghi che si fonde con la sua squadra, sono 21 per Lautaro. Parte Muriel contro la barriera, ci riprova Muriel, golasso di Luis Muriel al 91esimo minuto, c'è ancora l'Atalanta, c'è ancora partita, gol spettacolare. Dumfries la vuole lasciare a Lukaku, deve ricostruire un po' il ritmo di questa avanzata all'Inter. Lukaku minaccia con il sinistro, accorciato Brozovic, Brozovic inquadra la porta, va lui col mancino, Marcelo Brozovic come all'andata colpisce il toro, 37esimo minuto, il sinistro vincente del numero 77 che segna il suo terzo gol in questo campionato.